Bello di bacio per tornare sul canale, io sono Big Ed e questo coso è troppo basso. Ok, adesso sì, vai. Oggi, signori, siamo qua con... Esatto, con lui, che è Red Rage, che ci andrà a fare due partite, praticamente. Grazie. Sì, è la stessa di Low, ma vista dal punto di vista di Bruce. Cioè, di Paul. Quindi collaborazione per la vittoria del Tekken. Ovviamente, perché ci sono di mezzo dei debiti. Quando ci sono, si parla di loro due, c'è sempre di mezzo qualche magagna finanziaria. Certo che sono dei stinchi di sangue. Quello è diventato friendzone. No, l'unico friendzone. Praticamente la mia amica... Non posso... Non posso subito battermi contro Deo, tesoro della mamma! Minchia, è ritornato! Bene! Sì, di cui un perfect, tra l'altro. Ah, bello. Non male. Sì, è abbastanza tranquillo. Sì, ma a parte che appunto la in Tekken è sempre tranquilla. Ecco, già la seconda non lo è più. No. Io adoro questo costume di Kazuya, è veramente bello. Andrà tranquillo anche questo, non ti preoccupare. In Tekken 6 l'unico problema fondamentale non sono loro, è Azazel. Notare il movimento aggraziatissimo con il quale l'ho abbattuto. Ma da quella in casa lo picchio io. Oh, ci credo tantissimo. Mancato. Bene. Get ready for the next battle. Andiamo. Ho capito, è nato come fan, può rimanerci come fan. Sì, sì, ma qua vai tra. Vediamo di darci da fare. Che poi in realtà con King è anche andata discretamente bene con Azazel. Bello. Interessante. Stavi dicendo? Spallata tattica. Merda, me l'ha ribaltata.
Sì, ma era una presa. Poi lo vedi. Se... sì, se può riversarla. Poi lo vedi cosa mi ha fatto. Sì, sì. Scusami. Scusate, forse se non commento tanto, ma è che c'ho la ragazza dall'altra parte. Che mi sta chiedendo l'orario per domani mattina. Così si fa con calma. Se rispondo pragmatico, si sta registrando. E un altro 3-0. E ora cominciano i guai. Ora cominciano i veri guai. No, vabbè, magari. Ai cazzo. Ti conviene fare combo rapido con lui e difendere moltissimo perché... Oh, senz'altro. Vabbè che... Grande, grande. Sì, per tendenza con lui funziona la strategia del tirarlo sulla terra. Non è come Kazumi che si teletrasporta per sfuggire. Dopo sono tutto pilotato. Ti scrivo io con calma. Tanto tendenzialmente tiriamo sempre all'una. Così vai, 1-2. Non stop news, guardalo che bravo, guardalo. Non ne sbaglia una mossa. Occhio, difesa! Ero già dentro la mossa, non potevo fare nulla. Dovevi continuare a premere, tendenzialmente. No, l'hai preso con lui, zio. C'è un problemino tecnico-tattico a fare prese su di lui. È ciccio. Me ne sto accorgendo. No, basso. Era lunga. Sì. È andato storto qualcosa. Vabbè, niente. Vabbè. Dovrò fare un montaggio a appiccicare le due slide. Sì. Mi si è bloccata subito la rap. Slowly but surely made their way to the final round. They had set the stage carefully, and everything went according to their plan. Scusa adesso, io l'ho già visto. Anch'io. Leave it to me, just as we planned. Tre, due. Davvero non ho pianificato questa cosa? E soprattutto, davvero Heihachi Mishima non aveva niente di meglio che un ring così brutto? Per quello che tecnicamente è il suo sesto torneo. No, peccato che non l'ha organizzato lui. Teoricamente l'ha organizzato Jin. Magari Jin è un fan della NJPW. Comunque, porci, terminiamo qua l'episodio. È andata anche abbastanza bene. Ci ha messo solo 3 tentativi. Sì. Per batterlo, quindi è andata discretamente bene. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, se potete fare. Link alla pagina di Facebook sempre in descrizione del video. Se non siete iscritti a questo YouTube, iscrivetevi. Il prossimo è Steve. Mm-hmm. Steve, detto anche Stefano Volpe. Mm-hmm. A presto. Ciao ciao.